Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele ed oggi siamo, oltre che nel mio canale, anche nella mia auto, la Peugeot 208, quella nuova uscita l'anno scorso, in quanto voglio mostrarvi una funzione molto particolare e tecnologica che mi avete chiesto su un gruppo dedicato proprio a quest'auto, ma dato che è un argomento molto interessante voglio mostrarlo a tutti voi. Sto parlando del Park Assist, ovvero il parcheggio automatico che ritroviamo qui nelle funzioni di guida dell'automobile. Come vedete è la prima funzione. Se andiamo a premere info abbiamo una panoramica della funzione lancia una manovra di parcheggio automatico. Allora direi di iniziare andando alla ricerca di un posto, un parcheggio libero da poter sfruttare per questo video. Innanzitutto bisogna attivare la funzione Park Assist, parcheggio automatico, che come vedete non si attiva. Perché? Beh, perché dovete avere la cintura inserita per una questione di sicurezza, perché a parte che è obbligatoria la cintura, ma si tratta sempre di automatismi, fidarsi bene, non fidarsi meglio. Come vedete ora se clicco funziona, possiamo scegliere parcheggio a sinistra, parcheggio a destra, parcheggio a pettine a sinistra e parcheggio a pettine a destra. È molto importante che ci siano delle altre auto, la sua intelligenza artificiale non riesce a capire dove no, ci sono solo le strisce. Insomma, mettiamo parcheggio a destra, vediamo se riconosce questa zona qui. Ecco fatto, ora ci dice di stopparci, inserire l'indicatore di direzione nella direzione in cui dobbiamo parcheggiare a destra. Come vedete qui c'è la velocità massima 7 km/h, il volante che ruoterà automaticamente e ora rilasciamo il freno piano piano e come vedete il volante si muove da solo. Vi faccio vedere che a sinistra c'è un'altra automobile, quindi speriamo di non prenderla. La velocità potete sceglierla voi, io ora sto andando molto lento per una questione di sicurezza. Vediamo se riusciamo a parcheggiare. C'è anche il sole dietro, quindi questo non aiuta né la fotocamera né i vari sensori. Parcheggia davvero molto molto vicino al marciapiede, come vedete. Ora, per sicurezza, io non mi fido, ma voglio controllare dallo specchietto di non stare per prendere qualche marciapiede. No, continuiamo la nostra folle corsa. Guardate com'è preciso. Ecco, ora mettiamo la marcia avanti. Ok, e ci siamo. Addrizziamo il volante ed ecco qui quanta distanza ha lasciato il parcheggio automatico, l'intelligenza artificiale di quest'auto dal marciapiede, davvero pochissima. Ovviamente vi consiglio di imparare a parcheggiare con le vostre forze, ma una funzione come questa è davvero molto utile quando c'è poco spazio in montagna dove le strade sono molto strette. Questo ci permette di risparmiare in sicurezza qualche centimetro, molto molto utile. Vi faccio vedere che possiamo anche uscire dal parcheggio, uscita verso sinistra. Ovviamente è importante conoscere la sinistra e la destra in questo caso. Rilasciare il volante, inserire l'indicatore di direzione a sinistra, quindi dovremmo devo togliere il freno a mano ovviamente e dovremmo esserci. Vediamo. Ok, la macchina si è fermata, mi dice praticamente di mettere la retromarcia, il volante gira da solo. Ok, ha parcheggiato davvero molto molto vicino, quindi vediamo se usciamo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ora gira, controllo sterzo da solo. Proviamo qui un parcheggio fra due auto, anche se c'è molto spazio comunque. Parcheggio a sinistra. Vediamo, andate piano e lui dovrebbe trovare il posto alla vostra sinistra. Ecco fatto, stop, freccia a sinistra, ora facciamo più velocemente, fidiamoci. È un peccato non poter scegliere
quanta distanza effettivamente lasciare dal bordo. Ed ecco qui, in questo caso non abbiamo il marciapiede, però si è limitato almeno a non prendere le piante, quindi tanto di guadagnato. Quindi ragazzi, questo è il Park Assist, il parcheggio automatico per le Peugeot 208 2008 e compagnia bella. Comunque funziona più o meno nello stesso modo, con poche differenze, su quasi tutte le auto moderne. Funziona? Beh, sicuramente sì, però vi consiglio sempre di prestare molta attenzione, perché si tratta pur sempre di automatismi, sistemi elettronici, potrebbe esserci qualche errore di lettura e il patatrack è sempre in agguato. Ditemi voi cosa ne pensate, li avete mai provati? Beh, parliamone qui sotto nei commenti. Un bel like per supportarmi, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. Questo è davvero tutto, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su AdXS2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!